sì al Signore, e che ci dia la forza di dire di sì. Sono molto contenta di tutto quanto, tutto ha funzionato per il meglio, per cui grazie a chi ha organizzato, grazie a chi si è preso cura di noi, grazie per questo pellegrinaggio veramente, veramente grande. Noi siamo un gruppo e si sente il dono di Dio in ciascuno di noi. E avere con noi il vescovo che è nuovo di zecca è stato un dono, è dolcissimo, è, che dire, è, ci si sente fratelli, ma fratelli davvero del mondo. Don Erio, è stata, che esperienza è stata questa del pellegrinaggio in un anno giubilare? Insomma, è un'esperienza sempre molto ricca, molto, molto viva. È stata un'esperienza significativa anche per il numero, nel senso che fisicamente eravamo, come ha detto, circa 600, però eravamo molti di più, perché più volte negli incontri con i 300 adulti abbiamo ricordato tutte le persone che avrebbero voluto esserci e non potevano, le persone che avevano lasciato a casa, le persone malate. E il Papa stesso ha ricordato ai ragazzi, erano più di 100.000 in piazza, i nostri erano circa 300, che se loro erano lì era anche perché i loro genitori, i loro zii avevano fatto dei sacrifici per permettere loro questa esperienza e quindi in un certo senso erano di più. Questa dimensione mi ha colpito molto, perché a volte ragioniamo effettivamente in termini individuali, invece quando si va in pellegrinaggio non si porta solo se stessi, si porta anche il proprio mondo, si porta con sé le persone che sono a casa e possono essere preoccupate oppure contente, le persone che hanno fatto dei sacrifici per permettere il pellegrinaggio. Questa quindi è la prima dimensione. La seconda è la dimensione di Roma, che è sempre particolare, è una città unica, specialmente per noi cristiani, perché rappresenta il nostro punto di riferimento e perché c'è il Papa. E quindi è stata un'esperienza molto ricca, è stato anche, posso dire, il mio primo pellegrinaggio diocesano ufficiale con la diocesi di Modena, e quindi lo avvertivo in modo particolare.